Salve a tutti! Qui ad Ad Astra sono le ore 15:25 di domenica 3 maggio 2020. A dire il vero, oggi non ho nessuna notizia da comunicarvi. Però domani comincia una nuova settimana che spero porti tante emozioni e successo a tutti. La vostra Fuffi vi augura ogni bene. Let's go! Bentornati, ovetti, su Animal Crossing New Horizons! Nello scorso episodio abbiamo completato l'ala dei fossili del museo. E in questo episodio non ne ho idea, ma per adesso andiamo un attimo a controllare la posta. Inoltre voglio mostrarvi alcuni cambiamenti che ho fatto all'area medioevale e all'area parchetto. Però, ripeto, prima di tutto, la posta. Dunque, abbiamo un bel po' di cose qui. Abbiamo la tazza Grazie Mamma, ne volevo due tanto perché mi andava. Ho comprato altri vessilli dei campioni perché voglio metterli nell'area medievale, appunto. E dall'ABC ce l'hai fatta, hai superato i 100.000 punti, quindi ci regala... cosa? Suppongo il coso strano, premio strano... d'argento? Sì, trofeo d'ABC d'argento, eccolo qua, perfetto. Allora, che dirvi? Ho preso un bel po' di materiali off camera, ho colpito un bel po' di alberi con le mie asce, solo che le asce si sono rotte, quindi devo andarle a recuperare e ho creato questi. Allora, come si creano? Basta avere dei copertoni e personalizzarli, colorarli e basta. Sono in realtà sedie. Però mi sembrava molto adatto mettere questi cerchioni qua. Magari anche un po' più avanti sarebbe in effetti una cosa buona e giusta. Sì, va bene anche qua in effetti. È solamente per... È solamente perché mi piace avere questi cosi. Danno più colore e in effetti a me non dispiace affatto. Quindi eccoli qua. Ora ovviamente sono messi male, ma vabbè, ogni cosa a suo tempo insomma. Va bene? No, non qui. Devi essere preciso, almeno tu. Perfetto, e qui metto... Dov'era? L'ultima, pila di pneumatici. Suppongo che non sia uno sgabello, esatto, ma... Forse ci si può mettere roba sopra? No, ma non è un problema. Allora, voglio adesso mostrarvi l'area medievale. E sto già progettando un'altra zona. Più che altro perché c'ho Fiorillo. Fiorilio? Florindo, ok, chiedo scusa mio caro Bradipo. Azalea è ancora in stagione, lo vedo. Cosa vendi oggi tanto per? Camelie, cosmee che ho già e viole. Allora, ho comprato delle cosmee tempo fa, qualche giorno fa più che altro, e le ho piantate qui vicino a casa di Leo. Quindi stanno per uscire, prima o poi usciranno. In ogni caso, l'area medievale e... sì, lo so, hey Tonks, non dovresti prendere i fossili. Lo so, li voglio prendere lo stesso perché mi va. Inoltre, vi piace questo completo? Ho messo il cappello da chef e gli spaghetti in faccia perché dai, sono carino, almeno mi piaccio così. E non c'è Volpolo. Mi chiedo se seriamente Volpolo appaia solamente il lunedì, come nei vecchi Animal Crossing. Perché non ho più incontrato Volpolo. E a meno che non è una possibilità random, non saprei, ok? Seriamente non saprei. Da Boccolo, il re degli schemi, ci ha dato un elmo d'oro! Oh sì! Adesso mi basterebbe solamente ricevere l'ultimo update, o meglio, l'ultima ricetta dell'armatura d'oro e poi posso potenzialmente craftarmela. Neanche a farlo apposta in realtà, però va bene lo stesso, allora... Qui, un altro fossile. Avevamo già un fossile nell'inventario, quindi oggi dovrei averne 5, ma ogni cosa a suo tempo. Allora, voglio mostrarvi cosa ho fatto, perché ho aggiunto alcune bancarelle extra e sono molto interessanti, almeno per me, quindi voglio mostrarvele. Però prima devo mettere il vessillo del campione qui, girarlo, perché... devo mettermi qua io perché devo spingerlo bene. Questa è una cosa che non mi piace molto di questo gioco. Praticamente per spingere le cose dovete essere... Ok, perfetto. Quindi ora se lo giro così... Ah, c'è la bandiera così. Allora mi sa che non va molto bene. Però, perché volevo metterlo così e avere due cosi. Vabbè, si può fare, no? Nessuno me lo impedisce, quindi va bene così. Ora, che cosa ho aggiunto qui? Ho aggiunto una bancarella vuota, vi spiegherò poi cosa è. La bancarella di magia, infatti c'è il cappello magico lì. E una sfera... questa. Non lo so,
mi piaceva. Qui ho spostato alcune cose, ho fatto indietreggiare di un po' la recinzione perché ha più senso. E qui ho messo delle erbe in vendita. Non lo so, mi piaceva come idea e quest'area è bene o male conclusa. Al massimo ci posso mettere qualche altro addobbo qua o qualcosa, però per adesso non ho intenzione di fare nient'altro. Ho ridimensionato un po' questo laghetto e basta così. Molto probabilmente, o meglio, mi era venuto in mente, perché non è molto probabilmente, mi era venuto in mente di spostare alcune cose. Intanto vai così, perfetto. Però non saprei, ok? Volevo proprio spostare tutta quanta una zona, ma, ti puoi girare tu? Così? Direi che va bene, no? Ok, abbiamo praticamente finito l'area medievale. Sì, dovrebbe andare tutto quanto bene. Si può ancora passare di qua, ho lasciato apposta un po' di spazio extra. L'unica cosa è che non voglio togliere questa zona qua, perché potrebbe essere utile camminare... Oh, scusatemi, Geranei, passare in questa zona, al lato. Quindi l'ho lasciata un po' aperta. Anche se in realtà avrei potuto chiuderla, e in effetti l'idea migliore sarebbe appunto chiudere tutta quella zona, ma non l'ho fatto e quindi non l'ho fatto. Ricordo, un'ultima cosa, qui... vorrei metterci qualcosa sopra questa zona. Ancora non so cosa metterci. E dovessi metterci qualcosa, vuol dire che qui, in questa zona qua, ci sarà un'altra rampa. Quindi vedremo. Vi ho già detto che questa zona qui la lascio vuota, perché a quanto pare si vocifera di un update dove aggiungeranno anche altri edifici da mettere. E se ci sono davvero altri edifici, io non voglio assolutamente rischiare di non avere spazio e di dover togliere più che altro altre aree nella mia isola. Quindi ho deciso appunto di non fare niente per quelle zone, almeno per il momento. Non saprei cosa dirvi, ok? Ok, vi spiego qual è il mio dilemma. Intanto, ciao Tenerina, come va? Oh, Tonks, vuota il sacco. C'è ancora tempo per fare moltissimissime cose divertenti? Grazie Tenerina, ma... Allora, come vi ho già detto ieri, molto probabilmente, non da oggi ovviamente perché sto già registrando, ma questa serie diventerà più rara, probabilmente una volta ogni due giorni, proprio perché non ho tanto da mostrarvi e quando è vero che potrei, non lo so. Ah, in effetti, burp, ci sono alcune cose che potrei fare, ma... ok, sono titubante sul come continuare la serie, ok? Perché siamo arrivati ormai a un punto... abbastanza buono, dovrei tecnicamente smettere, ok? Lo dico in maniera sincera, io non voglio smettere di registrare Animal Crossing, ma dovrei farlo, perché a un certo punto posso capire dal vostro punto di vista quanto alcuni episodi possano essere ripetitivi e simili. Per questo ho provato a creare l'area medievale, per questo ho fatto il parchetto, ma a una certa mi sa che dovrò ritirare questa serie, tra virgolette ritirare ovviamente, per dare spazio anche ad altri progetti, anche se per il momento abbiamo Super Mario Maker 2 e Animal Crossing, quindi non saprei proprio come giostrare le cose. Va bene, Sonic, intanto che mi segui? Ok, chiedo scusa, Agostina. Però sì, probabilmente la serie finirà a breve, diventando più sporadica, ossia uno ogni due giorni, eccetera, eccetera. Però sappiate che in realtà la serie è già finita. Scialla, quelli sono problemi che vedrò io. Hai incontrato la nostra trolla Beatrice? Sì, io l'ho incontrata. E ricordate quando vi ho detto che avevo un personaggio su D&D, un ladro, che si chiamava Falsair? Beh, è morto, quindi non... addio Falsair, vabbè, non importa. Mi dispiace un po', però, ahimè, ahimè. Allora, cosa devo fare qui? C'è qualcosa di interessante a parte questo? Abbiamo un'altra volta... Oh, abbiamo la maschera da volpe. La voglio prendere... solamente perché voglio avere un set di maschere in casa. Non sarebbe una cattiva idea fare una specie di palco. Alla fine non ho ancora più deciso se metterci una casa extra o no. Mi avete detto fallo pure perché non è una cattiva idea, è un modo per avere più cose, insomma. Però anche lì non saprei. In sintesi questo episodio si chiamerà Non saprei, cioè no, assolutamente no. Ma sì, bisogna vedere. Giusto, un'ultima cosa che devo controllare qui: se ci sono le scarpe tuta potenziata. È un po' difficile visto che ci sono già gli elmi e ieri c'erano le armature. Ma ok, no, non ci sono. È tanto per controllare, è seriamente tanto per controllare. E sì, oggi è domenica e non mi sono svegliato presto. Abbiamo ancora un sacco di milioni nello Stellomat. Mi sembrava inutile prendere altre rape. Inoltre
in maniera molto sincera, mi sono riaddormentato stamattina e non ho fatto in tempo a prendere le rape. Quindi, sì, la gioia, la gioia. Allora, Mirko e Mariko, vediamo un poco cosa avete qui per noi in vendita. Cosa è quello? È stupendo! Intanto questo lo voglio. È il boccalone da parete? Dato che il boccalone è un meme, lo voglio assolutamente. Allora, questo è un... come si chiama? Una vasca da bagno in cipresso. È un articolo limitato ed è neanche così costoso. È bellissimo, è seriamente bellissimo. Questo invece è una stufa? Un affumicatore! Ok, un'aria barbecue? Chi lo sa, chi lo sa. Però grazie mille, ho preso tutto, tutto quanto stupendo proprio. Cos'è questo? Un tamburello che abbiamo già? Ok, direi che non c'è altro da fare qui da Mirko e Marco. Forse qualcosa... no, forse qualcosa qui... ok, non c'è più quel pavimento strano. Buon per noi. C'è un muro decente per la sala videogiochi? Sembra di no. Abbiamo un muro dipinto verde però. Va bene, scialla. Ok, allora, fermi. C'era già quello? Un attimo, ora ve lo inquadro. Perché questa scala c'era già? Ho il vago sospetto che, per ora almeno, quella sia una zona per dire «Ah, lì c'è il deposito delle cose che non vendono». Ed è probabile, il punto è che non ci sono zone del genere in Animal Crossing se non qui. Questo vuol dire... almeno secondo me è una teoria che quando verrà upgradato il negozio con un update, questa zona si sposterà un po' più a destra o qualcosa del genere. La cassa verrà messa qui e qui ci sarà un altro piano. Sarebbe una cosa stupenda e non vedo l'ora che uscirà, cioè dell'uscita di un update di Animal Crossing. Quindi aspettiamo e speriamo, ok? Probabilmente però a fine giugno, perché non ho visto nei trailer altri eventi legati a giugno e maggio, quindi... molto probabilmente è come dico io, speriamo di no in realtà. Tazza, grazie mamma. Ok, non che ci serva così tanto, ma grazie mamma. Allora, qui intanto abbiamo un fossile che non ci serve, ovviamente non ci serve. Allora, vorrei anche controllare oggi alcune cose che riguardano Isabel, ossia Fuffi. Voglio vedere se è possibile arrivare a 5 stelle. Ok, l'ho detto, voglio arrivare alle 5 stelle. Probabilmente quello sarà il vero punto finale della serie. Però aspetta, devo parlare con qualcuno, vabbè lo farò dopo. Devo innaffiare piante, lo farò dopo, scialla. Ok, quindi adesso... c'è qualcuno a casa di Codino? Ossia Codino? No, non c'è. Perché adesso che abbiamo... ah, le rose crescono, eh. Adesso che abbiamo la possibilità di girare un po'... la nostra isola senza problemi, perché non abbiamo altro da fare, insomma. Vorrei vedere se qualcuno sta lavorando a qualche progetto. Magari... no, ok. Va bene, tu, mia cara Norma, che piacere che tu sia passato, vorrei parlarti. A volte abbiamo per scontata la nostra isola, ma la giornata della natura ci ricorda che è preziosissimissima. Perché aggiungono issimissima alla fine di ogni cosa? Ciao Norma. Non lo so, però sta di fatto che è così. Allora, riflettiamo un attimo per qualcosa. Ditemi voi, ovviamente, perché ve l'ho già detto, la serie sta per finire, quindi... allora, ditemi, quale è una zona che manca alla nostra isola? Da esterno, ovviamente. Abbiamo fatto una zona zen, abbiamo fatto una zona medievale, circa. Ho messo anche qualcosa di magico perché mi andava. Abbiamo fatto un parchetto. Cosa manca alla nostra isola? Ditemelo nei commenti e... non lo so, vedremo i vostri suggerimenti. Magari c'è qualcosa di interessante che potrei creare. Leo, cosa stai creando parlando di creazioni? Ehi, Tonks, tempismo perfetto. Sto creando una sagoma di collina che abbiamo già. Abbiamo già la sagoma di collina. Magari può servire a qualcuno, quindi... la prendo. Abbiamo un bel po' di ricette extra, quindi potrei cominciare anche a scambiare ricette, ma... ogni cosa a suo tempo. Allora, che dirvi, o meglio, che altro dirvi? Basta? Ah, devo controllare Isabel. Perché ho il vago sospetto che mettere tutti gli immobili, no, immobili, tutti gli articoli d'arredamento, ok, a caso, fuori dall'isola, non ci darà le 5 stelle. Perché sarebbe una cosa molto meschina da parte dei creatori del gioco mettere questa cosa. No? Sarebbe strano. Sarebbe eccessivamente strano. No? Credo.
cosa mettete qui intanto? Oh, mamma mia, quanta roba da prendere. Scatolone, minigonna pua, componente arrugginito. Perché la gente butta qui un urinatoio? Due urinatoi! Cioè, allora... Perché? Un attimo solo, esco. Per chi non lo sapesse cosa è un urinatoio... credo in inglese si chiami urinal. È una specie di gabinetto, ok? Perché? Perché? Cioè... Va bene? Va bene. La cosa potrebbe avere senso. No, non ha senso. Non abbiamo creato... Non lo so. Il museo... Non lo so. Non voglio saperlo. Ok? Seriamente non voglio saperlo. Ora. Grazie mille delle miglia di Nook. Battuta. Stellomat. Tanto per controllare. Avevamo ancora... Oh, sì. Siamo davvero a posto per un'altra settimana minimo. Anche perché non ho speso nient'altro. Catalogo Nook. Cosa si vende oggi? Oh. Ok. Questa è nuova, non l'ho vista ancora, questa cosa. KK Maratona. Tazza, grazie mamma, ce l'abbiamo già, quindi non è un problema. Qua non c'è nient'altro. Qualcosa invece nelle miglia di Nook. A parte un'isola deserta che voglio andare a visitare più tardi. Lo so, è inutile, ma magari trovo un'isola rara. Sarebbe una cosa stupenda perché non ho ancora trovato neanche un'isola rara, a parte quella della spazzatura, vi ricordo. Quindi, sì, mi triggerà un po' la cosa, ma ahimè. Ahimè, magari trovo l'isola delle farfalle. Sarebbe una cosa stupenda, visto che devo catturare delle farfalle stagionali. Allora, qua non sembra esserci niente. E mi avete detto: ehi Tonks, quando vedi le cose qua dentro, a me sono di colori diversi. Esempio il faro. Il faro, questo è celeste. A quanto sembra esistono fari di colore diverso. Quindi nella mia isola c'è quello celeste. Nella vostra potrebbe esserci quello verde o quello rosso o altro. Quindi... sì, potrei anche prendere la statua di mostro, che a quanto sembra da voi è rossa. Da molte persone è rossa. Non voglio prenderla perché costa un casino, ma si potrebbe prendere volendo, eh? Si potrebbe prendere. Questa è caruccia, ma... Nah. Oddio, se metto questa cosa attorno alla casa di Norma, sarebbe una... No, 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 è una cosa brutta, ok? Perché Norma è una mucca. Vabbè, giusto, sappiate che a breve penso di provare a cacciare via un personaggio. È brutto detto così, lo so, però vedrete, forse riuscirò a invitare il mio personaggio preferito di Animal Crossing. Devo controllare i fuffi, giusto, ossia Wolfgang, perché per chi non lo sapesse io ho un personaggio preferito. Mella. Ehi Tonks, lo so che è, cioè, una roba troppo improvvisa, ma devo liberarmi di qualcosa, ora. Ehi, che ne diresti di comprare la mia sedia a bar anni 50? Quanto costa? Cioè, facciamo 1600 stelline? Aggiudicato. Perché no, dai. E vai, grazie una cifra. Ne abbiamo già una, quindi averne due non è una cosa negativa? Grazie mille, Mella. Cioè, goditi un sacco la tua sedia a bar anni 50. Ti piacerà un sacco... troppo. Scusatemi, ok. Ok, chiedo scusa. Ho appena finito di mangiare, quindi mi stava risalendo... mi stavano risalendo gli spaghetti alla pizzaiola. Ecco qua. L'ho detto, domenica si mangia in grande. No, no, fermi. Non parlo con Fuffi da un sacco di tempo. Voglio parlare con Fuffi. Fuffi, mia adorata, come va? Dimmi com'è la mia isola, per favore. Sono molto curioso. Oh, Tonks, salve. Cosa posso fare per te oggi? Vorrei valutare l'isola. Desideri quindi sapere di più sulla bla? 4 stelle, ovviamente. Grandi notizie, molti intervistati ci hanno inserito le loro bla bla bla. Permettimi di leggere un estratto, ok. Ho cominciato a venire qui quando mio fratello ha traslocato su questa isola e l'ho adorata subito. Non ci sono molti luoghi da dove poter contemplare il cielo notturno. Ah, ok, è celeste, ecco perché vengo regolarmente alla Dastra. Testuali parole. Quindi, positivi, ma c'è margine di miglioramento. Isola sarà decorata, l'isola non è piccola, che significa che bisogna seriamente sbattere tutto quello che abbiamo nello sgabuzzino. Fuori casa. Probabilmente è quello che vuole farci fare. Mi sembra brutto e in effetti non voglio farlo. È una cosa un po' meschina sfruttare così il sistema. Ma raggiungeremo prima o poi le 3 stelle. Le 5 stelle. Ok. Allora. Beh, andiamo in un'isola deserta, no? A questo punto. E voi... Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo da Sigmund. Chi ha strappato questo qua? Non è arrivato nessuno in casa nostra.
un attimo solo. Un attimo. Non è arrivato nessuno sulla nostra isola, ma non abbiamo più un tulipano. Perché ieri non ho invitato nessuno, eh. Ah, e l'ultimo fossile sta qua. Bene, perfetto. Grazie. Beh, non abbiamo seriamente nient'altro da dirvi. Potrei in effetti provare a fare una cosetta. Potrei provare, questa è una libellula depressa. Sì, è depressa, ok. Detto così, potrei provare a prendere qualche pesce nuovo. Il problema è che i pesci nuovi sono non in questi orari. E a meno che non c'è un'ombra gigante qui al molo, non credo di poter prendere pesci. Ok, no, perfetto. Pesci almeno di mare. Quindi, va bene. Proviamo seriamente ad andare in un'isola deserta. Magari troviamo qualcosa. Artiglio, però, prima di tutto. Ehi, come vanno le cose? Chiacchieriamo. Ogni giorno faccio passeggiate per tutta l'isola. Cavoli, ormai la conosco come le mie... Bleh, bleh. Non riesco a parlare. Come le mie tasche. Ok, quando faccio bleh, bleh, perché mi... Non lo so, mi incastra... Lasciate perdere, lasciate perdere. Ok, allora, proviamo un'altra volta la vostra meccanica segreta che sicuramente funzionerà. Quindi, abbiamo la pala, andiamo qua dentro. Dovrebbe esserci adesso, se applaudo e lo faccio arrossire, l'isola dei soldi. O a quanto pare, vediamo un po'. Dodo Baldo, arrossisci. No, devi arrossire. Devi arrossire. No, 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 deve arrossire, no? Dobbiamo farlo arrossire, quindi vai. Oh, adesso si attiva l'isola misteriosa. Scusate se ve lo dico, ma è una cosa un po' strana, ok? Come vi ho già detto ieri, è la stessa identica cosa di tenere premuto B e giù quando catturate un Pokémon. Non ha senso, ok? È una credenza popolare. No? Ora mi sa che devo farlo riarrossire, però, no? Ecco. Devo partire per un'isola di Nuke, ok? Voglio andare? Qui, con un coupon, perfetto. Ricevuto, possiamo farti volare anche ora. Decolliamo, dai, ricevuto. Allora si vola. Ah, deve salvare il gioco, ovviamente. Pum, 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 pum. Perfetto, Dodo 1, qui Dodo Ardo, mi ricevi? Sì, ovviamente. Ok, buon volo, cosa farebbe un Dodo? Niente, perché i Dodo non volano, come ho già detto. Allora, isola rara. Io giuro che prima della fine completa di questa serie prenderò tipo 40... Oh! È un'isola inutile, bene. Prenderò tipo 40 biglietti delle isole e troverò per forza... Cos'è quella farfalla? È troppo lontana per essere... Ok, no, è standard. E... Che stavo dicendo? Sì, proverò a cercare un'isola rara. E basta, un altro fossile che non ci serve, la gioia. Bene, non importa. Vai così. Bene, c'è qualcosa qui di interessante? No. Abbiamo tutti gli insetti che abbiamo già visto. Non ci sono... ci potrebbero essere... Oh! C'è un insetto raro! Ora zitti e fermi. Questa è la farfalla Queen Alessandra. Regina Alessandra. Ok, suppongo faccio un giro? Non deve scapparmi. Non deve assolutamente scapparmi. Dov'è? Sei qua? Ok. Scendiamo. Questa è una farfalla rara. È la farfalla rara di questo periodo, quindi manco a dire. Dove sei? Presa! Ok. Eccola qui. E vai. Ho preso una farfalla della regina Alessandra. Ha un aspetto così regale. Ce l'ho fatta. Ho preso un pesce raro. Ho preso un pesce raro. Ho preso un insetto raro, ciccio. Wow. Seriamente, non mi aspettavo di trovare questo insetto qua. E vi spiego perché. A quanto sembra, questo è un insetto molto, molto raro. Insieme a un'altra farfalla chiamata Imperatore Viola, che non riuscirò a trovare, quella sicuramente perché è il pomeriggio, se non sbaglio. Però, wow, seriamente, potrei però trovare cose inter... Dov'è il... Ok. Potrei trovare però altri pesci rari qua, quindi proviamo. Non ho intenzione di... Perché ti giri? Non ho intenzione di stare qui 100 anni, quindi non preoccupatevi, non voglio... allungare di troppo il video, ma abbiamo catturato la farfalla regina Alessandra ed è seriamente l'ultima cosa che volevo oggi. Uno zacco, yeah. Cioè, aspetta, nel senso positivo, ok? Nel senso positivo, non mi aspettavo quello, ce l'ho fatta. Allora, abbiamo, se non sbaglio, altri due pesci piccoli da prendere nei fiumi. Quindi questo potrebbe essere uno dei pesci piccoli. Devo fare il giro, va bene. Però meglio provare dappertutto, ok? Quindi lancia... E fatti prendere, mio caro pesce.
È un coso? È un una cobite. Per fortuna non la colite. Beh, prima non era così. Cioè, non importa. Ok, vai. Lancio. Sapete qual è il dilemma? Amare formaggi, ma essere intolleranti al lattosio. Oh sì, adoro la mia vita. E è un guppy. Avevamo già guppy. Pazienza. Mi fai passare. Ok, quanto odio questa cosa. Vabbè, non importa. Dite che... Ok, quello che volete è che non troverò neanche un minerale d'oro qua dentro. Però la pietra può servirci. E anche i minerali di ferro, in effetti, quindi vai. Vai. E ultima. Ok, minerali di ferro a go-go. Allora, dato che non abbiamo fatto niente oggi a parte prendere la regina Alessandra, la farfalla, regina Alessandra, adesso voglio davvero tanto provare a prendere qualche vongola per la spiaggia, cosa che farò off camera, e a pescare, se lo trovo ovviamente, un pesce raro al molo. Quindi vediamo che pesce è questo e poi ci vediamo direttamente al molo con minimo 10 sacchetti di esche, ok? E non preoccupatevi, vi dirò, ehi, sono al molo, e poi taglierò finché non pesco tutti quanti i pesci, perché vedermi pescare 10 pesci suppongo non sia una cosa molto interessante, giusto? Ci vediamo quindi al molo. Ah no, aspetta, c'è un altro pesce piccolo. Ok, chiedo scusa, ma i pesci piccoli vanno sempre catturati perché almeno nei fiumi potrebbero essere pesci rari, quindi vai. O meglio, pesci stagionali. E quindi, ecco qua, un altro zacco, vero? Quanto lo sapevo. Bene, ci vediamo al molo. Ok, allora, ho preso solamente 7 vongole filippine, quindi non ne abbiamo 10. Tuttavia, bello, molto molto bello. Tuttavia, non mi andava di aspettare troppo tempo e cercare altre 3 vongole filippine, quindi ho deciso di creare 7 esche e basta. E ribadisco questa cosa, almeno per le esche o per alcuni materiali o alcune cose da creare, date la possibilità di crearne più di uno, perché altrimenti seriamente ci si mettono i secoli solamente per craftare le esche. Inoltre, spero seriamente che in futuro del negozio ci daranno delle esche, perché dai, vendono già medicine. Avrebbe senso vendere anche esche, magari anche a 1000 stelline l'una. Sarebbe comunque un buon prezzo, ok? Perché magari, non lo so, i pesci si possono vendere a 500, bene, ma alcuni di più. Quindi sì, una cosa che metterei io in un potenzialmente aggiornato negozio. Cosa ho appena detto, non lo so. Comunque sì, quello sarebbe appunto mettere in vendita delle esche. Parlando di esche, abbiamo craftato qualcosa e questo vuol dire che abbiamo... Ullala, fatto questo, ma... Grazie, lo stesso. In effetti, ho detto che avrei farmato alcuni... Com'è che si chiamano? Alcune miglia di nuke. Stai riposando? Ok, scriccio. E se sì, dovrei continuare a farlo, in effetti, ma... Ogni cosa a suo tempo, ogni cosa a suo tempo. E ve l'ho già detto, vero? Sì, oggi proverò a pescare qualcosa qui al molo e basta. Cosa vuol dire però pescare al molo? Vuol dire in sintesi, non ci sono pesci, ok. Metto, intanto sì, vongola gigante, grazie. Metto la canna da pesca, ok. Spargo l'esca e se l'ombra è piccola me ne vado via. Perché quest'ombra piccola non può essere... E non potrà mai essere il pesce che cerco. Quindi non devo neanche fare un taglio. Devo solamente dire, ah, ombra piccola, ciao. Non abbiamo bisogno di ombre piccole, ok? Soprattutto se voglio sbrigarmi a fare questo video. Ora dovrebbe spawnare a breve, ok? Ciao, sempre ombra piccola. È un gran peccato che io stia sprecando le esche in questo modo. Esci. Ok. Ombra media. Al 90% è uno sgombro. Quindi vediamo se ho ragione. Potrebbe essere uno sgombro, così come potrebbe essere un calamaro. Quindi vediamo un po'. Ve l'ho già detto se non sbaglio, ma le uniche ombre grandi che mi interessano per adesso dal mare si trovano al molo. Ed è uno sgombro. No, è un calamaro, perfetto. E non so la rarità di queste ombre, di questi pesci, quindi non so dirvi. Ombra media, quindi questo potrebbe essere non il coso grande esclusivo di questo mese, ma potrebbe essere qualcosa di buono. No, è sempre un calamaro. Ok, a quanto pare oggi faremo calamari fritti per cena, ma non importa. Cioè, assolutamente no. A me, non... a me piacciono i calamari fritti, ma non li mangio quasi mai perché non li facciamo mai. Il fritto la sera non si mangia, almeno qua in casa mia. Casa nostra, più che altro. E uno... È un calamaro un'altra volta, vero? Se è un calamaro un'altra volta, mi arrabbio non sai quanto. Vabbè, non importa. Ho premuto A troppo in fretta. Ultima esca!
Pesce piccolo, ok, niente. Perfetto, abbiamo finito l'episodio. Quindi, in linea finale, oggi abbiamo preso una farfalla rara. C'è un grillo talpa qui. Dov'è? È qui sotto di noi, vero? Sì, per forza. Grillo talpa, esce allo scoperto. No, è qui. È qui? Dov'è? È qui? Guarda, deve essere qui da qualche parte, eh? E io non terminerò. Eccolo qua. Il video finché non ci scavo sopra un'altra volta e lo mando via. Ah, quanto odio i grilli talpa. Oh, sono le 4? Sì, perfetto. Quindi io adesso vi saluto. E noi ci vediamo nella prossima parte di Animal Crossing New Horizons, dove forse avrò letto i vostri suggerimenti per quanto riguarda cosa aggiungere sull'isola. Spero davvero tanto di sì. O magari mi sarà venuto in mente qualcosa, vabbè. See you next time, baby. Abbiamo fatto... cosa rapida. Off camera metterò qui un ponte di legno, tanto per metterlo. Fine, ok? Ciao.